Cosa hanno in comune le zizze, il Papa e una stampante Xerox? E perché c'entrano tutti e tre col complottismo moderno? Lo scopriamo oggi. Per nostra stessa natura, l'essere umano è da sempre affascinato dall'ignoto e dall'incompreso. La nostra fisiologica propensione a scoprire, a sperimentare e a capire è stata una delle chiavi che ci ha accompagnato nello sviluppo delle nostre società, diventando l'essere più potente del pianeta a scapito di quegli altri animali che invece ora, come 100.000 anni fa, hanno come preoccupazione principale, insomma, il filtraggio dell'acqua. Stupide vongole. Capita però che questa nostra intrinseca necessità di risposte ci porti ad abbandonare le placide rive della razionalità in favore delle più avventurose sponde della fede e delle fantasticherie, se non a naufragare tra i flutti del complottismo e della superstizione. E dopo questo, come minimo, mi aggiungo candidato premio Nobel per la poesia su LinkedIn. Possiamo quindi tranquillamente affermare, senza aver paura di venir fulminati da Barbero, che le fake news siano sempre esistite con l'uomo, partendo dalla mirabolante donazione di Costantino, un documento falso redatto secoli dopo la morte dell'imperatore romano che, in teoria, certificava che l'imperatore Costantino aveva donato alla Chiesa un terzo dell'impero in segno di gratitudine verso Papa Silvestro che lo aveva miracolosamente guarito dalla lebbra, ma che, in pratica, essendo falso, serviva a fornire una base pseudo-legale alle pretese territoriali dei papi. O proseguendo con il favoloso regno del prete Gianni, un leggendario patriarca discendente a volte da San Tommaso, a volte da uno dei re magi, a capo di una nazione cristiana talvolta in Asia, talvolta in Etiopia, in cui vivevano creature fantastiche ed i fiumi erano ricolmi di pietre preziose. Le testimonianze sul prete Gianni fioccarono in lettere e resoconti, parlandone come di un benefattore pronto a scendere in guerra nelle crociate contro gli infedeli. Naturalmente era tutto falso, però era perfetta per fomentare un'unione cristiana contro i regni islamici. Ma di queste ed altre leggendarie fake news vi parlerò in altri video, quindi se siete interessati iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Oggi, come da titolo, ci occupiamo di un periodo molto più recente. Se proprio volessimo forzare un po' la mano per trovare una data di nascita del complottismo moderno, questa sarebbe il 1963, anno di pubblicazione del Principia Discordia, vera e propria bibbia di questo particolare fenomeno. Piccolo spoiler. Era un'opera satirica, anche se non tutti lo capirono. Stati Uniti d'America, 1963. Dalla stampante del procuratore distrettuale del New Orleans, Jim Garrison, che avrebbe di lì a poco indagato sull'omicidio Kennedy, vengono prodotte 5 copie di un libro intitolato Principia Discordia. Naturalmente non c'è alcuna prova che le copie fossero state stampate lì, però insomma stiamo pur sempre parlando di una Bibbia. Serve un po' di fede. Passano gli anni e l'opera riceve 5 ristampe, la più famosa delle quali è intitolata Principia Discordia, come ho trovato la dea e cosa le ho fatto dopo averla trovata. La dea in questione è Eris, in latino Discordia, dea del conflitto e del caos che i nostri autori decidono di porre al centro del proprio culto. Nacque così il discordianesimo. L'opera si pone l'umilissimo obiettivo di spiegare assolutamente tutto ciò che valga la pena sapere su qualsiasi cosa ed è firmata da Malaclipse il Giovane e Lord Omar Khayyam Ravenhurst. Ma chi si cela dietro questi due pseudonimi altisonanti? Malaclipse il Giovane altri non era che Greg Hill, un programmatore informatico noto anche come l'omnibenevolo polipadre della virginità in oro, che suona molto meglio di ingegnere o dottore. Dovrei proporre qualche modifica alle facoltà. Lord Omar Khayyam Ravenhurst era invece Kerry Thornley, a.k.a. Locatoro del Limbo, fotografo nonché autore di un libro che aveva come protagonista Lee Harvey Oswald, l'assassino di Kennedy, con il solo misterioso particolare che il libro uscì un anno prima dell'omicidio di Kennedy. Il libro non parla dell'omicidio, però. Il fulcro della dottrina discordiana è il caos, vera natura della realtà, che però il cervello umano si ostina a rifiutare per vivere nell'illusione dell'ordine e della razionalità. Ma come hanno fatto a giungere a tale conclusione i due autori? Semplice. Come in ogni religione che si rispetti, è arrivato un messia a rivelare il messaggio di Dio, in questo caso di Eris.
Il messia in questione era niente po' di meno che uno scimpanzé che apparve ai due profeti una notte del 1957 al centro di una pista da bowling notturna dopo il prosciugamento di svariate birre. Scimpanzé che mostrò loro il sacro cao che sarebbe diventato di lì a poco il simbolo del discordianesimo. Il sacro cao è la versione discordiana di Yin e Yang che mostra la naturale relazione tra la sacra mela dorata del disordine, simbolo di Eris, e il pentagono dell'ordine, simbolo di Aneris, sorella di Eris, come rivelato ai due profeti da Eris 5 notti dopo, perché poi è anche andata lei a parlargli. Si vede che prima era a far serata da qualche parte. Eris e Aneris sono le principali divinità presenti nella cosmogonia discordiana. Sorelle e figlie del vuoto, Eris rappresenta, come detto, il disordine da cui tutto nasce, mentre Aneris lo sterile ordine. Aneris è gelosa della sorella nata incinta e per vendicarsi rende inesistenti le cose esistenti. Un po' come quando non trovate una cosa nel vostro armadio ordinatissimo e allora chiamate vostra madre o ragazza o gatta siamese dal pelo corto, lei lo trova subito e ve lo sbatte in faccia con manifesta superiorità. Ecco, in realtà è stata Aneris. Un primo parallelismo che possiamo trovare con le teorie del complotto moderno è la natura antisistema del discordianesimo, che nasce proprio in contrapposizione con le filosofie, diciamo, standard. Il discordianesimo dichiara che caos e disarmonia sono parti essenziali della realtà, come le altre religioni dichiarano che lo siano l'armonia e l'ordine. I suoi creatori dicono che se la religione organizzata è l'oppio dei popoli, la religione disorganizzata è la marijuana della frangia lunatica. Un altro aspetto del discordianesimo è la verità intesa come un costrutto. Secondo i fedeli, la verità sarebbe un fenomeno che, a seconda della lente con cui viene filtrata la realtà, assume un significato diverso e quindi può essere manipolato da chi vuole imporre ordine. Ok, forse è un po' un casino, mi sa che è più semplice capirlo da ubriachi. Ultimi due parallelismi sono l'importanza del singolo e la ricerca di verità come atto interno anziché come analisi dell'esterno, in quanto l'esterno viene falsificato da questa visione ordinata della realtà. Secondo il discordianesimo, ogni uomo, donna e bambino sul pianeta Terra è un papa. Ogni principio a discordia viene distribuita con una tessera papale ufficiale che può essere fotocopiata e distribuita liberamente a chiunque. Ogni papa può invocare la propria infallibilità su un argomento in qualsiasi momento, anche retroattivamente. Come fare a comprendere questa realtà? Molto semplice. Basta chiederlo alla propria ghiandola pineale. La ghiandola pineale è una ghiandola presente nella parte posteriore del cervello che consentirebbe la conversazione diretta con Eris. Come attivare la ghiandola pineale? Molto semplice, basta canticchiare un mantra. Tipo Om Namarama Bring Me Yama Mama Passi to the Pig Oink. Che in italiano è qualcosa del tipo Om Dio mio dai c'è, dammi ora la tua morale, passala al maiale, oink. Sul discordianesimo si potrebbero dire tantissime cose, non abbiamo che scalfito la crosta di questa religione. Ad esempio, che ne so, ha dei parallelismi fantastici con le altre religioni, come loro ha, che ne so, dei dogmi, tipo sul cibo, quindi devono essere rigidamente rispettati. Gli islamici non possono mangiare il maiale, gli indù non possono mangiare le vacche, i discordiani non possono mangiare i panini degli hot dog. I Wooster sì, sono i panini il problema. Passano gli anni e il principio a discordia prende sempre più piede, tanto che la setta decide di dare il via all'operazione Mindfuck, un progetto che aveva l'obiettivo di portare le persone a un tale stato di confusione da far crollare le loro credenze, giungendo a una sorta di illuminazione. Insomma, all'inizio il discordianesimo voleva essere uno scherzo, ma più si andava avanti più i confini diventavano labili e si scadeva nella religione, con il vero e proprio attivismo e attività di proselitismo. È il momento di introdurre Robert Wilson e Bob Shea, gli editori che negli anni 60 curarono il Playboy Forum, una delle rubriche di Playboy. Il loro lavoro era semplice: ricevere, pubblicare e commentare le lettere che riceveva la rivista. Un normalissimo lavoro d'ufficio. Certo, con la differenza che ogni fine settimana venivano invitati nella villa di Hugh Hefner a guardare qualche video, diciamo, culturalmente elevato. Io che pensavo che ero fortunato ad avere i buoni pasto. Com'è? Come non è, tra le tante lettere che ricevevano, alcune erano un po' particolari e quindi attirarono la loro attenzione.
Si trattava di lettere da gruppi di discordiani che, come ogni buon San Paolo che si rispetti, riuscirono incredibilmente nel loro intento di convertire i due editor, che si unirono alla setta con i nomi di Mordecai il Ripugnante e Josh l'Idiota. Altro che canale di Gross. La prossima volta mi chiamo direttamente Mattia il Lurido Puzzone. Il Playboy Forum prese una piega surreale. Tra lettere che chiedevano consigli su quale angolazione usare durante una sculacciata e tutorial alla Ranzulla su come conquistare le donne usando cibi afrodisiaci a base di tarassaco e salsa barbecue, ecco che cominciarono a spuntare teorie con protagonista una setta potentissima chiamata Illuminati. Togliere pagine alle zizze per dedicarle ai complotti. Non potrò perdonarvi mai! Mai! La cosa bella è che queste lettere non le scrivevano mica gli editor, né lo zoccolo duro dei primi discordiani. Dopo le prime pubblicazioni, le lettere arrivarono a centinaia direttamente da altri lettori di Playboy che volevano ad ogni costo dare il proprio contributo portando rivelazioni scottanti sulla casta e di poteri forti e generando una vera e propria lore con trame e sottotrame degne di un bestseller. Ho detto bestseller? Da questa confusione generale nacque l'idea per una trilogia di romanzi destinata a fare la storia e scritta proprio dai due ormai ex editor di Playboy, intitolata Illuminatus e dedicata ai creatori del discordianesimo, Hill e Thornley. Per la prima volta viene introdotto il concetto di noi contro di loro, ultimo ingrediente necessario al complottismo moderno. Se nel principio a discordia non ci sono buoni e cattivi, in Illuminatus il conflitto prende la forma di un noi contro loro. I complottisti diventano la minoranza perseguitata dai poteri forti che governano il mondo, rappresentati dalla setta massonica degli Illuminati. Nei decenni a seguire, questi volumi hanno ispirato opere con grande influenza sul pubblico, come Il pendolo di Foucault o i romanzi di Dan Brown, nonché svariati fumetti, giochi e quant'altro. Ma ha anche instillato nell'opinione pubblica l'esistenza di trame malefiche oscure, nonché di potenti che controllano il mondo e di tutte quelle che sono le meccaniche alla base dei complotti moderni, che ragionano, come sappiamo, a ritroso, partendo da preconcetti che ora sono stati assorbiti, dati come dati di fatto, come l'esistenza, che ne so, dei poteri forti, e trovando poi tutte quelle coincidenze o fatti che confermano la propria idea. E tutto questo per colpa del bullying. E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, seguirmi sui miei altri social, comprare il mio libro, trovate tutto in descrizione. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!